ciao. Oggi siamo tornati in un mondo decisamente particolare. Infatti, come vedete... Allora, abbiamo riniziato con questa meme che mi spacchi sempre tutto. Oh, bravo. Oggi siamo in un mondo in cui potremo far crescere tutte le strutture su Minecraft. E il nostro obiettivo sarà quello di uccidere il drago. E Buddy darà fastidio come sempre. C'è anche Buddy. Ciao, Buddy. Ciao! Oh, che belle queste strutture. Tieni. Vero, soprattutto queste mappe che io preparo con tanto tempo e tu distruggi. Comunque, vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace e di iscrivervi, che è importantissimo. E direi di iniziare subito. Che cosa c'è dentro queste ceste? Dei sapling. Ci sono degli alberi. Ok, ok. Abbiamo anche un villaggio qui dietro. Questi ce li mettiamo nel inventario perché probabilmente serviranno più avanti. Iniziamo subito prendendo il cibo e i letti, anche se questo villaggino è un po' piccoletto. Vabbè, ma tu fai il cibo e faccio i letti. Ok, ok. Volendo potremmo anche craftarlo un villaggio, quindi, cioè farlo crescere in realtà. Quindi non ti preoccupare. Come? Eh sì, adesso infatti facciamo tutto. Intanto prendi un po' di cibo e i letti. Allora, grazie mille per il cibo. E non mi parlare mai più. Perché? Cosa ho fatto? Non vabbè, so. Cosa comunque me ne faccio di sti alberi? Allora, con gli alberi adesso ti faccio vedere. Prendi un bellissimo sapling di No, aspetta, forse serve un letto bianco. Mannaggia, mi serve un letto bianco. C'era nel villaggio il letto bianco? È lì, guarda, l'ho visto prima. Facendo questo crafting qua, che è come se fosse il seme del letto, e buttandolo su un sapling di oak, guarda che cosa succede. 3, 2, 1. Voilà, devi allontanarti. Attento che potrebbe crescere all'improvviso. Ehi. Questo è un albero di villaggi. Non so se lo conosci. Non ho blocchi per salire, però effettivamente aspetta. È famoso, che... ma come? Sì, sì, è il famoso. No, ora ce l'ho, un po' di legna. Allora, vediamo un pochettino cosa è spawnato sopra. Vieni con me, vieni pure con me. Abbiamo... No, vabbè, ma è anche una farm di Iron Golem questa cosa. Interessante. Ciao, puoi venire con me che ti... Oh, c'è un creeper. Sto arrivando, dimmi cosa succede. No, c'è un... c'è un golem. Vai giù. Sì, ma... No, golem... no. Mi ha ucciso il cane. Quanto ferro hai preso? Droppami tutto. Droppami. Grazie mille, gentilissimo. Beh, arrivo! Dai. In realtà questa cosa che abbiamo fatto è stata abbastanza inutile. Però mi raccomando, tu spona un sacco di questi cosi qua e prendi tutti i letti. Io intanto vado a cercare un pochettino di minerali in miniera, perché almeno possiamo fare i semini di un'altra struttura. Che quindi... cosa, che cosa, che cosa? Adesso ti faccio vedere. Una struttura che si trova nel deserto, diciamo. Ok, mi sono fatto un pozzo. Proprio il pozzo, proprio il pozzo del deserto. Non so come pozzi, tu abbia fatto ad arrivarci. Vabbè, tu fai un pochettino di queste case qua. Io vado a fermare invece un pochettino di ferro, che è nella miniera, che è tipo... No, non questa, ma è sotto al villaggio che abbiamo spawnato. C'è uno skeletron, che deve assolutamente andarsene. E anche del ferro qui ho visto. Vediamo se lo dà già cotto, non lo so in realtà. Oh yes, ce l'ho da già cotto, perfetto, prendiamolo tutto. Ho trovato una miniera decisamente interessante, ma anche interessantemente piena... Ma cosa è successo? È anche interessantemente piena di mostri, però devo raccogliere tutto il ferro. Ho visto anche che c'è dell'oro da quella parte lì. Mi servirebbe anche un diamantino, se possibile. Quindi adesso andiamo a scavare al livello 12, perché ora siamo al 27. Diamantini, diamantini, quanti sono? Sono almeno 8. Sono 1, 2. Oh, forse sono 8 davvero. Incredibile. Non sono 8. Però comunque sono tanti. Buddy, tu come sei messo con i letti? Quanti villaggi hai spawnato? No, niente. Zero? Neanche uno? No, infatti. Ho paura di uscire sopra in superficie. Comunque, no, prendiamo zero. Questo qui. In realtà, di ferro penso che 42 bastino. C'è anche uno smeraldino perché siamo in Extreme Hills, probabilmente. Prendiamo anche questo. C'è qualcos'altro di interessante. Grande. È colpa del golem. Immagino. Del golem. Certo, certo. Infatti, non è uscito fuori. Buddy was slain by. Oh no. Ma mi ha spinto lui. Stavo per prendere fuoco. Ti prego, spegniti, spegniti. Oh, lapis. Prendiamo anche questo e prendiamo anche questo. E poi direi che posso tornare verso di te in superficie. Muoviti. Arrivo. No, pensavo fossi morto di nuovo. Qua c'è della sabbia che mi serve per fare quello che devo fare. Dove hai spawnato tutti i villaggi, Buddy? Scusami, che non li vedo. Oh. Ma come non li vedi? No, li ho visti. Stavo scherzando. Ah, ecco. Non... Vabbè, ma quanti ne hai spawnati? Vabbè, ma scusami, devo farmi 7 letti, 8 letti e no, niente. Per carità, hai fatto bene, però potevi farli un po' più lontani. Poverini questi, non c'hanno più una casa praticamente ora. Vabbè, aiutami a prendere della sabbia. Allora, crafting table, eccola. Non mi picchia... Guarda che ho capito. Hai già un secchiello, bravissimo, bravo, sì. Ma sei proprio... no, cosa sto craftando, scusa, Buddy, così annego. No, dai, aiuto. Allora, con 4 di sandstone e un pezzettino di emerald e 4 pezzettini di... ferro, abbiamo il desert temple, che in realtà sarebbe la piramide, che dobbiamo metterla su un sapling di acacia. Allora, scusa, mi dà fastidio l'erba, aspetta un attimo. Ok, vai. Sì, va bene, grazie. Allora facciamo così, buttiamoci sopra il nostro desert temple e teoricamente in pochissimo tempo, grazie loco, grazie, in pochissimo tempo dovrebbe crescere la nostra piramide. Prova pure ad entrare. Aspetta, non ho il piccone. Ma pure che qua entriamo direttamente dove c'è la TNT, potrebbe essere quindi... un problema. No, è che potremmo esplodere forse. Oh, sì, c'è la TNT, però l'abbiamo già disinnescata. Ok, facciamo così. Ciao, ci sono già le chest qui. Vediamo che cosa c'è dentro. Niente.
diamanti e smeraldi, grazie mille. Wow. Un libro con Sweeping Edge, molto utile. E un libro con Infinity. E un libro con Infinity. Però abbiamo della TNT. Io ne esponerei un'altra, forse. Forse è meglio. Prendi la sabbia che c'è lì dentro. Vabbè, torna su pure, divertiti. Ci provo con un'altra piramide. Droppiamo, aspettiamo che cresca. Mi allontano, almeno vediamo in diretta la crescita. 3, 2, 1. Oh. Ciao, altra piramide. Ma vediamo brutta. Cosa... No, sì, che carina, è come l'altra. Entriamo da qua. Ho dei blocchi, sì, ho dei blocchi. Entriamo di nuovo. I veri pro player fanno così. Nico. I veri pro player. I veri pro player. Abbiamo fatto breccia. Vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo fatto breccia. Ok, vediamo se c'è qualcosa di... Dai! Ho trovato una melopi. Ho trovato una melopi. Allora! Ho trovato una melopi. Allora, no, sei tu che lo stai rubando a me. L'ho spawnata io. Andiamo avanti comunque. Allora, aspetta. Allora, nel Nether forse sai che possiamo non andare in questo modo. Perché abbiamo dell'oro che ci serve per spawnare la fortezza. Però forse il bastione ci serve. No, dobbiamo andare nel Nether. No, dai, facciamolo qua. No, non abbiamo la Netherrack, purtroppo. Dobbiamo andiamo a fare un portale. Però di qua, nel mare non si fa il portale. Ma guarda che bravo il buddy che ha già fatto il portale. Cosa stai... Cosa... Non sto capendo. Mi stai allagando? Non, ok. L'hai finito? Ma che bravo che sei. Quanti accendini hai craftato? Mannaggia a te. Dai, accendilo. Andiamo a prendere la Netherrack. Devi muoverti super veloce. Devi essere. Vai, se, vediamo se spawniamo direttamente dentro un bastione, una fortezza. Sarebbe magari, molto divertente. Sarebbe molto carino, sì. Sì, vabbè, possiamo craftarla, quindi non c'è nessun problema. Però tranquillo che non spawniamo dentro nulla di queste cose. Però come prendiamoci la Netherrack che ci servirà. Ci servirà anche dell'oro. Che aia. Ecco, maiale. Ciao, no, maiale, ci serve. Come da lui, scappo io. Ciao. Allora, buddy, tu hai trovato la nel villaggio prima, quindi droppamela pure, che tanto mi serve a me. Dov'è? Oh, quanti l'ho buttato hai? Nella lava. Tre pezzettini. Ok, allora teoricamente con questo, poi con quattro lingottini d'oro e con della Netherrack attorno, dovremmo craftare, esatto, una bellissima fortezza. Ah no, Ruined Portal questo. Ho sbagliato il crafting, questo non ci serve a niente. Ma ti arrangi. Vabbè, lo craftiamo comunque. Questo dobbiamo mettere su uno spruce sapling, che è questo qui. Hai un blocco di dirt? Ecco, guarda, questa cosa sarà completamente inutile. Però guarda che carino. Sei pronto? Guarda questo bellissimo portale abbandonato. È nato sopra. Ecco, è pure nato veramente male. Vabbè. Aspetta, ma questo invece è conveniente. Perché a noi serve il blocco d'oro per un crafting dopo. Quindi, potremmo craftarne un pochetto di... Dove è finito il blocco? Mi allontanerei. Dov'è il blocco d'oro? Ah, adesso... Io non, ogni tanto non ti capisco, ti dirò la verità. Ogni tanto, altro oro, benissimo. Bene. Craftiamo un po' di questi, almeno possiamo prenderci dei blocchi d'oro. Allora, qui c'è la Blackstone per craftare il nostro bellissimo bastione da far crescere. Invece, Tourist Destination. Beh, dai, non ha ghiacciato così tanto, però. Allora, tu dove sei finito, signor Baddits? Dobbiamo craftare anche là. La fortezza. Infatti, teoricamente dovremmo craftare la fortezza. Era qua sotto, non ci serve. Sì, ma cioè, per essere. Era qua sotto, non ci serve. Va bene, non craftiamo la fortezza. Almeno prendi tante blazer. Io mi faccio il mio bellissimo bastione con un diamantino. Voilà. E questo invece è da mettere su un Crimson Fungus, che è questo fungo qua rosso. Però mi serve la terruccia, questa qua. Arrivo. E mettendo un fungus con il nostro bellissimo semino della struttura, crescerà una bellissima fortezza. No, un bastione, non una fortezza. Un bridge. Ma è, ma la fortezza... Ah no, ma sei vicino a me allora. Ma va bene allora. Sì, tranquillo. Facciamo che salgo. Va bene, vado a prendere l'oro qua sopra e scambio con i signori Piggling. Che bravo, hai già preso la prima Blaze. Ma quanto sei potente. Io invece sono arrivato al mio bellissimo Owo. Come direbbe Loco Lokis. Me lo prendo tutto e vado a scambiare con... Ciao Loco, è presente Loco. È vero, Loco è sempre presente. Mi prendo tutto quest'oro e lo vado a scambiare con i Piggling che ci sono lì sotto. Cioè, arrivo anch'io da te, dove sei? E sono... C'è un bastione tipo in mezzo al nulla. Dovresti vederlo. Vieni, fammi compagnia. Aiuta, mi stanno inseguendo, buddy. Mi potresti aiutare? Dove? Dove sei? Non lo ti vedo. Se mi vedi sono dietro. Dove sono? Si sono dispersi. Ok, si sono dispersi. Io sono sotto. Sotto cosa? Vabbè, ragazzi, qua c'è dell'oro. Lo volete? Guardate com'è carino. Datemi delle ender per favore. Vi faccio un buchetto così. Io ho le blade qua. Rod. Bravissimo. Almeno dopo possiamo craftare il bellissimo coso, il portalito. E poi andiamo nell'endito e uccidiamo il dragonito. Ma lo stronghold quindi lo puoi creare? E certo che si può piantare. Si può piantare tutto. Vai, ragazzi, dateci le ender pearl. Intanto che i nostri amichetti qua scambiano. Se tu mi fai il piacere di fare un portale, vai a prendere delle vines. Ti prego. E nel portale come cavolo? Lì c'è dell'ossidiana. Guarda, valla a prendere pure. Basta fare così. Ecco qua. Prenditela pure tutta e vai a farti un portale qui vicino. Almeno vai a cercare le liane e ci salvi. L'hai già presa l'ossidiana? Cosa stai facendo? Perché poi si arrabbiano e ti picchiano. Ok, sono confuso. Molto picchiano. Confuso. Esci pure. Esci. Ecco, lo sapevo. Esci di dietro. Ti ho scavato. Esci. Muoviti. Builda. Ok.
Prego, io intanto aspetto qua i ragazzacci che ci danno le enderpearl. Sempre che ce le diano. Mico, ho trovato delle liane. Ma hai già trovato delle liane? Io ancora sto aspettando qui le enderpearl. Ma io ho trovato anche un portale abbandonato. Ebbene, non ci serve molto. Però io qua ho zero ender, per questi ragazzi non si stanno impegnando al massimo. Ragazzi, per favore, guarda. Cioè, poi un altro blocco d'oro, posso portartelo? No, quello non mi serve. Si devono soltanto muovere, perché boh, mi danno... Oh. Enderpearl, quanto me ne hanno date? Sperando che siano tante. Grazie, grazie. Non mi serve questo, no, no, no. 3 enderpearl. E dai, intanto torna da me, che almeno possiamo craftarlo. Ah, ma sei... No, non sei... ti ho scambiato per un piglin. Dopo questa io me ne vado. No, dai, per favore. Gentilissimo, oh, grazie. Mi stanno attaccando, muoviti. Adesso faccio. Però mi sono scordato di cuocere la cobblestone. Perché miseria, devo fare anche una furnace. Adesso ci mettiamo 3 ore. No, mannaggia, no, non ci mettiamo 3 ore, tranquillo. Basta fare così e mettiamo... Mannaggia, tu hai della cobblestone, perché la mia forse non basta. Metti a cuocere tutto, io intanto faccio... Ah, mi dai anche le blaze, già che ci sei? Ma le hai già craftate, ma come sei bravo. Allora, ci servirà un occhio dell'end, poi 4 diamanti e 4 cobblestone, cioè la mossi su. A me è una roba proprio, cioè, leggera. Ma no, dai, è facile, su, è meglio che trovarlo sicuramente. 20 di stone dovrebbero bastarci, facciamone questi. Ce ne servono soltanto 4 con le vines, eccoci qua. E facendo così, con un occhio al centro, che è questo qua, e 4 diamanti. Diamantini. Abbiamo il nostro bellissimo stronghold che possiamo piantare dove? Qua? Ci è andato l'enderpearl almeno, sti ragazzi. Ho 6 enderpearl. Oh cavolo, sto morendo. Oh cavolo, sto morendo. Oh, sei morto, ti aspetto qua. Ma cos'è questo villaggio? Ma poverino, cos'è diventato? Gli sono mancati i miei amichetti qua. Cosa ti hanno raccontato di bello? Volevano uccidermi. Ma ti hanno dato anche qualcosa di interessante almeno. Vabbè, tranquillo. Allora, comunque. Però ho 3 enderpearl. Ok, ne abbiamo 9 in totale. Non so se bastano. Hai finito di tappare tutta la terra? Adesso mi prendo questo blocchettino qua e me ne vado via. Dov'è? Ok, qui. Allora, mettendo un blocco di... Cos'è? Wow. In realtà ne ho 5, ma... Sì, comunque sei stupido. Ok, ora ne hai 4, vabbè. Tieni. Va bene. Mettendo il nostro bellissimo stronghold sopra questo sapling, sai che cosa crescerà? Come si dice? Inaspettatissimamente. 3, 2, 1. Oh. Oh oh. Oh, ma ci abbiamo direttamente qua sopra il portale. Vabbè, pronto? Meglio. Oh. Ci basteranno 10 occhi? Non lo so, in realtà. Nel caso dobbiamo scambiare ancora. Saliamo. Dimmi che ci sono gli occhi. Non c'è neanche un occhio. Dobbiamo formarne al minimo altri 2. Vabbè, aspettiamo altri 2 enderpearl. Sperando di... No, no, Nico no. Nico no. Nico, resisti. Mangiati la mela d'oro. Ti prego. Mi sono salvato. Ok, tu vattene via. Abbiamo 4 enderpearl. Tu stai di nuovo morendo. Cosa stai facendo? Vabbè, no. Entriamo. Sto giocando con le mie enderpearl. È il momento di uccidere il drago. Dov'è? No, no, siamo sottoterra. Va bene, intanto tu hai finito? Ho provato. Non funziona così, non puoi bug abusare. Va bene, basta che ora mi dai i letti e abbiamo la vittoria sotto il nostro nasino. Ho preparato tutto, ho preparato l'inventario, ho preparato la zona di lancio e la melo più da mangiare dopo. E ora dobbiamo solo aspettare che il nostro carissimo amico scenda. Non vorrei dire, ma credo stia per scendere. Abbiamo fatto in tempo a far andare via il signor Buddy, che purtroppo ci ha dovuto abbandonare. Però sta scendendo finalmente. No, fa l'ultimo giro, ti prego, dimmi che scendi. Ok, sta scendendo e curva a sinistra. Bene, quindi dobbiamo andare di qua e fare così. Io ci provo, mangiamoci anche la mela d'oro P e voilà, vediamo se ci riusciamo. E uno, e due, e tre. Ok, ok, non male, non male, malissimo, anzi. Sta un po' laggando il server, credo. Credo stia un po' laggando il signor server. No, 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 no. No, dove è il mio letto, dove è il mio letto, dove è il mio letto? Bisogno di quel letto, bisogno di quel letto, dov'è? Ho un altro letto nell'inventario, sì. Sì, 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 la testa, la testa, la testa. Vattene via. Ok, ce l'ho fatta. Devo prendere... Oh, no, no, no. In questo caso ho vinto, no? Penso di aver vinto. Vabbè, io il drago l'ho ucciso. Non sono entrato nel portale, però il drago l'ho ucciso. Quindi penso sia una vittoria. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Il buddy ha quittato perché si vergognava. Vabbè, comunque, niente. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. È stato un po' fail, però poco importa. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.